Io direi di credere in quello che fanno come fosse una religione, di praticare quello che li fa stare bene, sempre, comunque, qualsiasi cosa accada, e poi anche cercare di mettere un passo nella realtà, per cui se magari, che ne so, si constata che non si riesce, no, a guadagnare dei soldi con quello che si vuole, secondo me è anche una buona pratica provare a fare il cameriere. Senza mollare minimamente, la propria passione. Però ecco, se proprio un consiglio spassionato è quello di crederci fino in fondo e appunto e praticare quello che uno fa stare bene, non so, direi così. Sì, perderci le notti, Esattamente. Sì, perderci questa è notte anche la i pratica di giorni. perderci le notti. Sì. E poi in realtà a differenza magari di una religione, riuscire a metterla anche in dubbio, cioè partire convinti con una cosa ma sapere anche che questa cosa può assumere mille forme diverse se uno continua a ragionarci sopra. Basta che continui a ragionarci sopra, anche sbagliando, Sì, contraddicendosi. anche prendendo delle facciate poi, perché succederà, sì, però bisogna crederci sempre, andare dritti, crederci fino in fondo. Sì, sapendo se anche a volte una cosa utile è anche sapersi disorientare, nel senso che solitamente il percorso non è mai dritto, a volte bisogna sapersi perdere del tempo e accettare di perderlo, poi davvero raggiungere qualcosa. Ma io non faccio musicista, nel senso che faccio il contadino e poi scrivo canzoni e ho la grande fortuna di suonare nei Luthaghi, che è una famiglia ed è un progetto artistico super, ma io per esempio ho un'azienda agricola e le mie mani lo dimostrano. Francesco fa E le mie ricerca e mani lo le sue mani lo dimostrano? dimostrano. Forse un po' pessimi ultimamente se c'è un po' questo, però sì, sempre stato Ma sì, anche grafico. grafica, faccio il grafico da sempre, oltre che appunto musica. Mi non favo niente, in genovese. Però parlo genovese, che già è qualcosa, porta avanti una vecchia tradizione storica. Famiglia, di Per cui, paese. come vedi, nessuno di noi è un musicista puro, ma non tanto perché non possiamo esserlo, ma perché non lo siamo.